Il suono del risveglio di Chris Grow. Parte prima. Il suono. Il suono è un fenomeno uditivo di un corpo che vibra. Qualsiasi oggetto conosciuto può vibrare indistintamente dal materiale di cui è formato. Dall'esperienza di tutta la storia dell'uomo si può affermare che non esiste l'immobilità assoluta e che tutto è in perenne movimento e in continua trasformazione. Noi stessi vibriamo. Il nostro cuore batte, l'aria fluisce e defluisce ritmicamente dai nostri polmoni e le nostre cellule sono in costante movimento, in un laborioso e instancabile continuo rinnovamento. Le corde vocali della nostra gola vibrano al passaggio dell'aria, permettendoci l'uso della voce. Questo è il primo vero strumento musicale conosciuto. Tuttavia, fin dall'inizio dei tempi siamo circondati dai suoni della natura. Questi ci hanno accompagnato, ispirato e talvolta infastidito. Grazie all'incline curiosità dell'essere umano, sappiamo descrivere perfettamente quale sia il motivo scientifico per cui siamo capaci di produrre suoni e ascoltarli. Possiamo affermare con sicurezza che i suoni che conosciamo e utilizziamo sono preesistenti in natura. Il fatto che ce ne serviamo per i nostri scopi e che siamo in grado di dominarli e che riusciamo a concepire un incastro armonico tra di loro non vuol dire che siamo noi ad averli creati. Infatti, con semplice intuizione e un'attenta osservazione possiamo affermare che ogni suono prodotto in natura è indipendente dalla nostra volontà. Il suono ha sempre avuto una notevole importanza per la razza umana, fin dall'alba dei tempi. La nascita della pratica sonora è comune a qualsiasi teoria conosciuta. Queste si basano tutte sulla stessa motivazione. L'uomo pensò di esprimere le proprie emozioni attraverso i suoni e la musica. Notoriamente sforniti di un complesso linguaggio adatto alla comunicazione, i nostri progenitori si affidarono ai suoni per esprimere sentimenti forti, come la preghiera, le esperienze trascendentali, la coesione sociale. Nella prima frase che leggiamo sfogliando la Bibbia, in principio era il Verbo, è nascosto il significato di come fosse necessario produrre un suono vocale per poter esprimere a parole il racconto della creazione del mondo, così da entrare in contatto col divino e assimilarne il significato e trascenderlo. Diversi antropologi, naturalisti e biologi hanno demarcato sostanziali differenze per quanto riguarda questo argomento. Le loro considerazioni su come gli uomini e gli animali utilizzino il suono e come il resto delle componenti naturali, apparentemente inerti, non proferiscano suono in maniera consapevole, trova però un comune denominatore in questo libro. Il suono e i rumori non sono prerogativa unicamente del mondo materiale. Percorrendo la storia umana apprendiamo con gioia come questo fenomeno verrà utilizzato e studiato. Materia d'indagine assai seducente stimola nel genere umano una profonda curiosità. Motivo di ispirazione per menti geniali riesce a far breccia nei più profondi sentimenti umani. Nell'arco dei millenni passati il suono è stato argomento di indagine per moltissimi studiosi. È grazie a uno di questi in particolare, Pitagora, a dare il merito alla ricerca che sta alla base della scienza acustica, se conosciamo questa disciplina per com'è oggi. Ma c'è uno studio più esoterico che non annovera un vero e proprio padre, è quello che riguarda la sfera emozionale. Filosofie antiche e moderne hanno considerato prima il suono, poi la musica, come un mezzo per aprire la mente e acquisire la consapevolezza. Quel fattore che eleva l'anima e la spinge verso il divino. È come un ritorno a casa, il suono come mezzo per descrivere la magia del creato. È anche l'unico mezzo che ci riporta alle origini. Prima di procedere con il nostro viaggio attraverso i suoni, ritengo opportuno partire dalla radice, quindi seguire una strada che è già stata delineata nel nostro corpo. Dalla terra materiale all'universo spirituale, passando attraverso la materia rappresentata dall'energia del primo chakra, attraversando uno a uno gli altri livelli di energia presenti nel nostro corpo. Parleremo quindi dell'aspetto fisico del suono, in modo da poter visualizzare la forma in cui si palesa nel mondo che meglio conosciamo, la materia.